Vi ricordate il tutorial dell'altra volta per costruire questa bella cucina di Barbie? Beh, non manca qualcosa? Ma certo, un frigo! Bene, preparatevi perché ora andremo a costruirlo. Per prima cosa prendiamo o del cartoncino bianco oppure dei resti di lastre di polistirolo che abbiamo usato per gli altri lavori. Se non li avete visti, correte subito. E da questo cartoncino o avanzi di lastre ricaviamo dei rettangoli. Uno da 10 per 25 cm, 2 da 7,5 per 10 cm e altri 2 da 25 cm per 7 cm. E con un po' di colla a caldo andiamo a rincolare. Allora prendiamo quello da 25 per 10, il primo da 7 per 25. Ora prendiamo i due da 7 per 10 e ne mettiamo uno sopra e uno sotto. Ora prendiamo gli altri due, quello più grande e quello più piccolo, e li appoggiamo qui. A vedere un po' presso a poco. E a questa altezza prendiamo le misure e mettiamo un divisorio. Prendiamo bene con un po' di colla a caldo. Ora prendiamo uno stuzzicadenti e qui buchiamo. Prendiamo l'antenna, quella lunga 16, poi invece c'è l'altra, e la infiliamo qui facendo un buchino. Ok, infiliamo un altro stuzzicadenti che va da lì. Si apre e si chiude, e ora prendiamo l'altra, facciamo la stessa cosa. Ecco qui, così si apre e si chiude facilmente. Prendiamo dei fogli trasparenti, questo io ho preso questo delle confezioni, vedete, e ritagliamo dei rettangoli prendendo le misure qui e li incolliamo al nostro freezer frigo. Sempre con i nostri fogli trasparenti facciamo gli scomparti, quelli per le bibite, questi laterali. Pieghiamo lateralmente in questo modo e con una forbice ricaviamo dei rettangolini laterali. Andiamo ad attaccarlo all'anta del nostro frigo. Ed ora prendiamo una cannuccia e sempre con la nostra colla a caldo andiamo a fare le maniglie. Ora lo abbelliamo prendendo delle perline, delle riviste, facendo dei disegni noi. Facciamo finta che siano delle calamitine. Qui ho ritagliato una foto che sembra una cartolina. Chi vuole renderlo un po' meno serioso può attaccare sui bordi dei nastri colorati, della gomma Eva colorata, io in questo caso l'ho scelta tutta glitterata. Bene, ora andiamo a riempire il nostro frigo freezer. Ed ecco qui il nostro frigo vicino alla cucina che abbiamo costruito l'altra volta. Se non avete visto il tutorial, cliccate qui sopra sulla i. Bene, noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima con un nuovo tutorial. Ciao!